Inizia sotto un cielo plumbeo e col qualche sprazzo di pioggia, secondo appuntamento del Nuorese con la campagna di screening Sardi e Sicuri. Dopo l'affluenza al di sotto delle aspettative registrata lo scorso weekend, attestatasi in tutta la provincia al 30%, l'obiettivo della seconda e ultima tappa è che aderiscano all'iniziativa anche quei cittadini che ancora non si sono sottoposti al primo tampone. E questo weekend a Nuoro anche le scuole cittadine, dalla quinta elementare in su, hanno preso parte a Sardi e Sicuri. Siamo stati questa mattina alla postazione allestita presso il liceo ginnasio Asproni in via Asiago. File differenziate per gli allievi del liceo classico e per i cittadini comuni, in modo da smaltire più rapidamente l'afflusso. Stiamo cercando di smistare insomma, la gente che sta arrivando. Adesso ci stiamo occupando prevalentemente degli studenti che stiamo cercando di incanalare qua in questa postazione, mentre i civili stanno andando da questa parte per cercare di accontentare un po' uno e un po' l'altro, perché chi ha esigenze di lavoro e chi di studio, insomma, e cercare insomma, di ottimizzare il tutto. Possono partecipare a Sardi e Sicuri tutti i cittadini dai 10 anni in su. È sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria. È possibile consultare l'elenco delle 7 sedi in città in cui è possibile fare il tampone e gli orari sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Nuoro. Credo nell'importanza di questo screening perché è l'unico modo che abbiamo per dare una mano alla nostra società per uscire da questa situazione pandemica che ci sta devastando tutti, sia come lavoratori che come genitori e come società in generale. È molto importante e credo che e spero che questa volta aderiscano più persone rispetto alla prima.